Europa e guerra in Ucraina. È un inaspettato conflitto armato ai confini della bolla europea che ha scosso le pacifiche esistenze dei suoi cittadini. Ad Aosta, in occasione della festa dell'Europa, al Teatro Splendor, si è parlato di questo shock e di come gli europei si siano svegliati da un lungo sonno. Siamo in una situazione totalmente nuova, stiamo uscendo da una forma di illusioni che cos'era la pace per noi. In realtà forse la pace in cui vivevamo era una pace di rimozione più che una pace reale. Ci eravamo convinti di aver costruito un mondo di pace e ci siamo trovati la guerra in casa. Gli europei, maestri di diritti, oggi si trovano spesso di fronte all'urgenza di andare a ripetizione di guerra. Se è impossibile da dimenticare. Così come raccontano i testimoni del conflitto. Oggi è stato ricordato più volte quanto in realtà noi ci siamo disabituati alla guerra. In Ucraina questa cosa me l'hanno ricordata tante volte. Il conflitto ha però smosso qualcosa di profondo nelle istituzioni comunitarie. Dall'invasione dell'Ucraina da parte del regime putiniano, della Russia di Putin, l'Unione Europea ha avuto almeno su tre punti un forte coesione, un cambiamento profondo. Il primo e che ha preso delle sanzioni comuni, oggi siamo all'11° pacchetto di sanzioni, è capace di inviare delle armi, quindi il sostegno anche bellico allo sforzo di guerra in Ucraina. Secondo punto essenziale è che la questione della difesa del territorio è diventata di nuovo un tema centrale. Il terzo punto, che a mio avviso è forse quello più importante di cui si parla di meno, lo sforzo di reazione all'invasione ha prodotto in realtà una forma di convergenza su uno dei punti nevralgici della costruzione europea degli ultimi anni, cioè la transizione ecologica. Eppure le contraddizioni rimangono ancora tante. Molto spesso il resto del mondo guarda l'Europa per quello che è, cioè probabilmente per quanto mi riguarda il posto più straordinario in cui vive, no? In cui ci sono davvero delle opportunità, ma soprattutto c'è questa grande attenzione. È nel momento in cui l'Europa però non la riserva anche ai dannati della terra, quelli che scappano, a quelli che si accampano sulle frontiere. Siamo a 150 milioni di persone che fuggono in questo momento. Ci sono dei punti che l'Europa deve affrontare. Il popolo ucraino ha fatto una scelta coraggiosa, ha scelto la libertà, la democrazia e il futuro. Già oggi col console ne abbiamo parlato, bisogna gemellarci con una zona di montagna dell'Ucraina per portarla alle nostre conoscenze, qualche cosa di utile e non di esclusivamente retorico.